La Toscana Centro ha conferito al dottor Antonio Sarno l'incarico di direttore della struttura complessa otorinolaringoiatria dell'ospedale di Prato per l'area testa-collo del Dipartimento delle Specialistiche Chirurgiche. Il medico, che ha 47 anni ed è considerato nel suo settore tra i migliori chirurghi a livello internazionale, ricopriva già questo ruolo come facente funzione. Nella selezione pubblica indetta da ESTAR lo scorso anno è stato l'unico a partecipare. L'incarico è quinquennale, rinnovabile. Con questa nomina al Santo Stefano e in generale l'AS Toscana Centro si assicurano la presenza di uno dei massimi esperti mondiali del tratto testa-collo, che al nosocomio Pratese ha potenziato innovative e complesse tecniche chirurgiche e sviluppato nuove terapie in oncologia testa. Fama internazionale che oltre un anno fa ha portato al Santo Stefano il campione di ciclismo Vincenzo Nibali per curare un familiare. Le magiche mani del dottor Sarno riescono a ricostruire lingue e volti attaccati da tumori con la pelle dell'avambraccio, esofagi e carotidi con pezzi di intestino, mandibole con la pelle della gamba, con tanto di placca in titanio per l'impianto dei denti. Lo scorso autunno, Notizie di Prato ha potuto seguire in diretta uno di questi incredibili interventi chirurgici realizzato al fianco di un altro grande specialista del settore, Franco Trabalzini, primario al Maier. Queste le immagini di quella giornata.